Proverbi capitolo 3. La saggezza ricompensata. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Questa sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granari saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Beato l'uomo che ha trovato la saggezza, l'uomo che ottiene l'intelligenza, poiché il guadagno che esso procura è migliore di quello dell'argento. Il profitto che se ne trae vale più dell'oro fino. Esso è più gradevole delle perle. Quanto hai di più prezioso non le equivale. Lunghezza di vita nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. Le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri sono di pace. Esso è un albero di vita per quelli che l'afferrano e chi la possiede è beato. Con la saggezza il Signore fondò la terra e con l'intelligenza rese stabili i cieli. Per la sua scienza gli abissi furono aperti e le nuvole distillarono la rugiada. Figlio mio, queste cose non si allontanano mai dai tuoi occhi. Conserva la saggezza e la riflessione. Esse saranno vita per l'anima tua e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai non avrai paura, starai a letto e il tuo sonno sarà dolce. Non avrai da temere lo spavento improvviso, né la rovina degli empi quando verrà, perché il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia. Non rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto, quando è in tuo potere di farlo. Non dire al prossimo, va e torna, te lo darò domani, quando hai la cosa con te. Non tramare il male contro il tuo prossimo, mentre egli abita fiducioso con te. Non fare causa a nessuno senza motivo, se non ti è stato fatto alcun torto. Non portare invidia all'uomo violento e non scegliere nessuna delle sue vie, poiché il Signore è in abominio l'uomo perverso, ma la sua amicizia è per gli uomini retti. La maledizione del Signore è nella casa dell'empio, ma egli benedice l'abitazione dei giusti. Se schernisce gli schernitori, fa grazia agli umili. I saggi erediteranno la gloria, ma l'infamia è la parte che spetta agli stolti.